Sabato scorso si è svolto davanti al Teatro Rossini l'appuntamento Musica e Vita, dedicata alla situazione in cui sta versando tutto il settore degli spettacoli e specialmente della musica. Diamo la parola a due musicisti, Corrado Vichi e Paolo Pedretti, che sicuramente approfondiscono la tematica molto scottante di questo periodo. Abbiamo fatto una manifestazione recentemente, qualcuno ci ha definito musicisti di strada, allora io non sono un musicista di strada, anche se non ho niente contro i musicisti di strada, sono un professionista che non può più esercitare da un certo momento in poi e comunque divieto di esercitare la mia professione. Allora, se tu prendi una persona qualsiasi e gli dici tu da domani non puoi più lavorare, non so quando potrai riprendere, non ti dicono niente, assolutamente, però non prendi neanche lo stipendio. Allora, bisogna mettersi un po' nei panni di questa, vabbè, chiaramente noi siamo una minoranza, perché non è che una minoranza, cioè non siamo tantissimi, però se ci contiamo in tutta Italia, comunque siamo 600.000 operatori. Io ho partecipato sabato a una manifestazione, ma perché era chiaramente un grido d'aiuto. Volevo parlare un po' della situazione delle balere, che nessuno ne parla, parlano di ristoranti, di alberghi, di qui, di là, di sopra e sotto, ma nessuno parla di discoteche e nessuno parla delle balere, che io praticamente lavoro nelle balere, come me e tante altre persone. Tra l'altro sono 3.000 aziende che fanno lavoro, che danno lavoro a 15.000 musicisti, 22 milioni di contributi annuali versati all'INPS, 210.000 spettacoli in tutta Italia con altrettanti Borderossi SIAE. Fanno parte di tutto l'indotto, chiaramente manager, editor, musicali, discografici, servizio audio, luci, tutto quello che c'è intorno alla musica, diciamo, nostra. E adesso ci troviamo che noi siamo gli ultimi, perché se non aprono ristoranti, queste cose qui, noi non possiamo fare niente. E quindi aiuti dalla parte dello Stato, faccio un sorriso e basta, perché senza neanche dire che non ho avuto, io personalmente non ho avuto niente.